Guarda dov'è finito il ceppo del camino, dove beveva mio nonno e lottando col sonno diceva così: meglio levarsi la sete che a letto c'è il prete e lo scalda di più. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti ad Occidente, a questa tanto piccola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negare l'esperienza di retro al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza. I miei compagni feci sì aguti con questo raccion piccolo al cammino che appena poscia l'avere trattenuti. E mossa nostra poppa del mattino, dei remi face muala il folle volo sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vede alla notte, il nostro tanto basso che fuori non uscia dal mare il suolo. 5 volte era acceso e 5 casse fu sotto a noi lo lume della luna, poiché giunte eravamo nell'alto passo, quando scorgemmo una montagna bruna alla distanza e parvemi alta tanto siccome vista non aveva alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova riva un gorgo nacque che della nave scosse il primo canto. 3 volte fece girare con tutte l'acqua e la quarta girare la poppa in su e la prora in giù come altro piacco finché il mar fu sopra noi richiuso. Questo, io credo che parlando di Ulisse Dante abbia in pieno forse cercato di vedere, capito qual è il confine. Qui volentieri sai sono venuto, Francesco, per sentire il tuo pensiero. Cosa pensi quando ti c'è a fianco un padre con il vestitino bianco? Lo vedo davanti allo specchio a preparare, tutto intento lì e lui s'agghinda. Lui si mette il gel, bello si vuol fare, se la lega bene della scarpa la stringa. Questo mi fa felice, non mi posso lamentare. C'è un babbo giovanile sì e mi lusinga, ma io mi metto sì nei suoi panni e ce n'ha 30 di me e più da anni. Però è gente che non sente gli affanni, gente che canta qui di poesia, cantando sa che vanno via i malanni e viene in mezzo a loro l'armonia. Ebbene quindi il canto che si osanni, che il canto porta pure l'allegria. Dimmi Alessandro con la mente astuta, cosa vuol dire qui questa deputa? La domanda tua è assai compiuta e a tutti quanti io lo voglio dire, è una marca quella de madre puta e a tutti lo voglio fare capire. Era una donna un po' facile, cosa risaputa. E questa cosa non la voglio interdire. E fra le gambe la metto la coda e fo di riverenza qui alla moda. Umberto Lozzi, dall'Università di Siena direttamente a Caldana. Umberto Lozzi, all'Università di Siena mi hanno chiesto durante un incontro dove si parlava di tradizioni antiche di portare un poeta improvvisatore molto significativo e che avesse proprio l'arte dell'improvvisazione appresa non attraverso i libri ma proprio sentita. La scelta è stata facile, ho portato lui e gli applausi e i riconoscimenti sono stati enormi, naturalmente. Umberto Lozzi. Di soprannome mi chiamo Puntura, amici cari di questo settore, è l'aria sana che ti dà una cura senza avere bisogno di un dottore.
certamente che non avrò paura, perché a presenza mia un c'è un direttore, e poi a capochino e genuflesso, se anche ci fosse canterei lo stesso. Allora, hanno detto cacciatore Mauro, c'è scritto bracconiere Volpino. Cacciatore e bracconiere sono simili? Per giù sono uguali. Se avevi fatto un ambientalista e bracconiere potevo darti ragione, ma questo... Ma non sei anche l'ambientalista e bracconiere? A me mi sembra cacciatore e bracconiere su per giù sono due che vanno d'accordo. Oppure guardiaccio e bracconiere, se no cacciatore e bracconiere non sa di niente. Mi scusi tanto. Ogni modo fate come mi fate. Ora, se voi dite come si deve fare, poi ci si prova. Mi scusi tanto, un fa bella figura, ma però il signore ci ha fatto un piacere. Lo capisci un pochino, qui puntura, tutti stavano zitti lì a sedere. Lui da un tema ha avuto tanta cura, sembra quasi un cantore di mestiere. È venuto a onorarci questa sera, te lo ringrazio qui in questa maniera. È uno che la musa e la studiate, quello gli è un tipo di grande cultura, e l'ha passate tante e le nottate in mezzo, i sopralesci in mezzo alla verdura, le padelle però non si sono contate, se ti fa girare fuori di misura, e ve lo dico a tutti a cuor sincero, perché era un bracconiere per davvero. Vuole imparare il mestiere ed il sentiero, per lui sa questo tema a noi ci ha dato, adesso lo capisco per davvero, questo signore è proprio fortunato, che contessa lo spiega ogni mistero, comunque dato il tema e ce l'ha dato, mentre si incanta noi la grande musa, prima di cominciare chiedigli scusa. Non c'è bisogno qui di farle fuga, come un gattino quando è nel divano, e gli parli a questo o della muta, lo vedi la maneggia con la mano, e la mente si precisa una confusa, quando che gli è vicino che è lontano, perché cantare in musa un l'ha sentito, se te l'ascolti resti sbalordito. Sarebbe un personaggio assai gradito, viene e venga con noi che affacci compagnia, si vede proprio giusto nell'acchito, dice che sa cantar di poesia. Di cuore ancora gli porgo l'invito, venga qui insieme a questa compagnia, urla soltanto, creda qui puntura, venga tranquillo, non abbia paura. Vieni qua su con noi che fai figura, o Mario guarda ti vengo a invitare, vedo piccino non avrai paura, poi dopo il tema ti verrà a trattare, fai la presenza con disinvoltura, credi un rifiuto me lo devi fare, se ne scendo le scale e poi decollo, se non ci vieni ti porterò in collo. Io non so di collare del mestiere, ma qualche volta lo tirerò in nodo, ossia con l'accio stretto o con l'armiere a chiappa qualche irsuto mi ci provo. Questa è la
verità mi fa piacere. La vedo un'anidata oppure un covo. E ti parlo nel modo o genuflesso, o capriolo, cinghiale, glielo steghe. Non ho capito qual è il mio mestiere, cantando questo tema in poesia. La mia parte mi devi far vedere per andar bene, cosa con l'armonia. Comunque adesso non starò a sedere, dico solo che mi fai simpatia. Quando sarà in galera le alle strette, ti porterò l'arancia e sigarette. Ancora non mi ha messo le monete, e il braccio mi diviene a sventolare. Non ho bisogno d'aranci e sigarette, che cocignali le vengo a comprare. Guardia giurata, ti metto alle strette, vicino a me uccidevi passeggiare, che quando la doppietta ho sotto mano, vicino un civenista mi lontano. A fa queste minacce vaci piano, allora detto che so il guardia caccia, verrò sa col fucile piano piano, sta attento, guarda bene la mia faccia. Se senti il sito te corri lontano, che ti faccio sa fa una figuraccia, come l'ha fatta a fare a quei richiami quando ci ha dato il tema qui Beltrami. E sei come pesci che abboccano i lami, e vuoi guardare un po' la selva a gira. Ti raccomandi l'amma, Ario Beltrami, però non segui sai la disciplina. Il guardaccia che le gira i vani, ma mica c'è col freddo e con la brina, perché a volte la prende e la tangente del bracconiere gli importa più niente. Fare la pace forse è conveniente, però che a questo punto ci si chiesa, lasciamo l'altra rime nella mente, perché la gente deve essere più lieta, e si ringrazia la gente che si sente. Mi sembra di essere là sopra a un pianeta. Adesso concludiamo qui il sistema, aspettiamoci Diana un'altra notte. Mettiamoci di hanno un altro tema. Questa è la faccia del grandioso emblema. Certo che questa è la tradizione, perché la gente di Caldana trema, qui di Caldana tutte le persone. Però io vostro dico sto sistema, per me invece sa qui va benone. E per fargli un augurio, acci contento, a tutti lo darò un ringraziamento. Questo a meno di fa non si è potuto. Egregi rispettabili uditori, che questa sera il buon Dio ha voluto di ritrovarsi in questa piazza e fuori, di persona vi do il mio contributo in mezzo a questi massimi valori, che sono in mezzo a questa gente umana, un epiva lo faccio che a Caldana. E voli il canto via per questa piana, per questa piana voli il canto via, e mentre con il vento si allontana, ancora amici un'altra poesia, da quest'amico
dalla faccia umana, ebbene sempre un canto che ci sia, per cui finisce a un battito di mani, che questo è il poeta del domani. Gli insegnamenti spero no, o non siano vani, che un bravo allievo sia, ha potuto stare, e col cuore che ve lo metto vicino, vi saluto con la mano e con l'inchino. Hai fatto tanta strada del cammino, sentite amici cari questo vate, che sto qui dietro da Verdio vicino in piazza di Caldana l'ascoltate. Ora devo riprendere il cammino, l'ore più belle che sottermi in ate. Ti guardo fisso, senza batte il ciglio, ti somiglia all'Omero col Virgilio. E si è cantato tra amici anche col figlio, si è fatto tradizione di mare e ma. In quattro si è cantato, non era solo, ma so contento che abbia cantato il mio figliolo. Grazie, buonanotte, grazie da Alessandro. Francesco, un verde da mia, arrivederci, a presto, grazie Caldano.